you <music> Amiche e amici, bentrovati a questa nuova puntata degli speciali di medicina amica. Siamo tornati nel studio del dottor Giuseppe Di Bella che ringrazio. Per parlare questa volta di melatonina, abbiamo dedicato una puntata tanto tempo fa a questa molecola importantissima per il nostro organismo, per la salute del nostro organismo e importantissima anche per il metodo di Bella. Oggi sì. vogliamo fare il punto anche in riferimento a quanto abbiamo vissuto in questi mesi di lockdown. Sì. Dottore, quanto è importante la melatonina? Allora, è una molecola base nella biologia molecolare, sia in quella umana normale sia nella patologica. Ha, è in multiruolo, interviene su funzioni vitali e non è, una, non è una molecola, diciamo una molecola che interviene in un numero tale, e talmente importante, di reazioni vitali, per cui ha un ruolo fondamentale non come molecola statica ma nel suo dinamismo chimico, per cui le funzioni in cui interviene praticamente di volta in volta, in punti diversi dell'organismo, in reazioni di tipo diverse, ne fanno una molecola ubiquitaria, non c'è punto dell'organismo in cui non intervenga, non c'è un'età in cui non sia presente con concentrazioni varie, segue molto l'andamento dell'età la melatonina, con funzioni che sono vitali per conservare e recuperare la salute. Uno degli aspetti più importanti che il professor Di Bella, mio padre, ha messo in evidenza, l'importanza della melatonina in sinergismo. Con e altri elementi del metodo di Bella, come retinoidi, vitamina E, vitamina D3, vitamina C e somatostatina, è un sinergismo perfetto perché sono molecole biologiche che concorrono a obiettivi comuni. Vale a dire? Vale a dire il ripristino, il recupero o la conservazione di quella situazione di salute che in medicina si chiama omeostasi. Omeostasi vuol dire conservare una situazione ottimale, fisiologica, di normalità equilibrio. delle reazioni vitali. L'equilibrio, sì. Ora, in questo ha un suo ruolo. E il professor Di Bella diceva, la melatonina da sola non guarisce nessun tumore, da sola. Ma è molto difficile o impossibile guarire definitivamente e stabilmente un tumore, soprattutto tumori solidi, in assenza di melatonina. Per cui è un ruolo necessario ma non sufficiente. Ma necessario. ma necessario. Soprattutto per la stabilità dei risultati, anche quando si conseguono dei risultati. Dottore, ne parliamo oggi e, vogliamo, sì. e ritorniamo sull'argomento perché la, mena, la melatonina mh, potenzia l'immunità e quindi anche in questo periodo uh, dove il virus, sì. il Covid ha generato tanta, tanta paura e tante morti. Sì. Eh, Risulta un presidio fondamentale per la nostra salute. Che cosa sì. ne pensa? Ci vuole spiegare perché potenzia l'immunità? Sì. Ripeti il concetto di prima. È una condizione necessaria ma non sufficiente. Dunque, la melatonina ha un ruolo molto simile ad altre componenti del metodo, come retinoidi, come vitamina C, e è quella che si chiama tossicità differenziale. Che cosa vuol dire? La melatonina esercita un ruolo e un effetto diverso sulle cellule tumorali o sulle cellule sane. Per cui rappresenta quella soluzione che ancora l'oncologia cerca di una sostanza che si attiva sulle cellule tumorali senza tossicità, senza penalizzarla, non solo, ma che addirittura realizzi una condizione ottimale per la cellula sana. È identico l'effetto, questo tipo di proprietà, con i retinoidi. La melatonina è una molecola che impedisce o comunque rallenta la degenerazione, l'invecchiamento e la morte del tessuto sano, al punto tale che ci si sta orientando a considerare la melatonina biologica naturale, quella in legame di idrogeno con la dianosina come circola nel sangue, come probabilmente il più potente presidio di prevenzione dell'Alzheimer e del Parkinson. Addirittura. Sì. Questo qua per la glicogenesi a livello dei foglietti dei mitocondri, per dei processi vitali di trasferimento di energia e di intervento sulle reazioni biologiche fondamentali, perché interviene addirittura sulla struttura delle molecole, sui microtubuli, praticamente sul citoscheletro delle cellule sugli scambi energetici vitali, l'attesamento spaziale delle molecole dentro la cellula nervosa responsabile dell'Alzheimer, quando decade la cellula nervosa, <coughs> risente particolarmente la melatonina come trasferimento di energia. La melatonina che porta dentro la cellula nervosa l'ATP, fosfato, le dà l'energia, Sufficiente per non andare in apoptosi, non concludere il suo ciclo vitale. Al contrario, ma la melatonina mi veicola la fosfato nella cellula tumorale mi favorisce la morte della cellula tumorale, l'apoptosi dell della cellula tumorale. A livello immunitario, è se... una molecola super intelligente perché eh, se interviene nelle funzioni vitali, come succede nel nostro organismo. Al bisogno c'è un ruolo fondamentale della molecola che mio padre, il professor Di Bella, ha messo a consigliato inserito nella terapia già pronto uso, cioè nel nostro organismo funziona la melatonina collegata con l'adenosina, legame di idrogeno con l'adenosina. Denosina è una purina, è una delle componenti base del DNA, con un gruppo fosfato. Ora insieme con l'adenosina esercita questi ruoli che sono, hanno un aspetto fondamentale e solo in questa formulazione le realizza in misura massima in tutto l'organismo e immediatamente. Questo legame di idrogeno con l'adenosina addirittura le consente di variare la sua azione in un miliardesimo di secondo. Miliardesimo, perché? Il legame di idrogeno è il legame che nell'omeostasi, nell'equilibrio biologico, consente la massima rapidità di scambi perché mi libera, mi attiva una molecola. Se cioè praticamente questo legame, se fosse un legame fisso, stabile, mi guiderebbe delle reazioni a senso unico, invece no. Se in un miliardesimo di secondo si sgancia, mi attiva altre reazioni. Per cui la struttura base della melatonina è una triptamina, deriva, deriva da un aminoacido, dal triptofano, poi subito dopo c'è la serotonina, poi serotonina, acetilata e metilata, la melatonina. Ma queste molecole, queste triptamine, hanno un ruolo vitale nell'organismo, circolano dappertutto, intervengono di volta in volta in reazioni vitali. La maniera con cui intervengono, il momento in cui interagiscono, è legato anche da questo, chiamiamolo gancio, da questo collegamento con la denosina. È un collegamento estremamente labile che viene realizzato al bisogno e viene rotto al bisogno, per questo è vitale. E oltretutto, in, in, questo, in questo tipo di assetto molecolare, interviene in tutti gli scambi energetici della classe ematica la formazione del sangue, nella dinamica midollare, nella permeabilità dei tessuti. Permeabilità che cosa vuol dire? Che un tessuto è nutrito oppure non è nutrito. Se il tessuto non è nutrito i vasi sanguigli sono chiusi, è ischemico. Se è ischemico è molto pericoloso perché il pH si abbassa, il tessuto è acido e si sviluppano fattori di crescita tumorale legati all'ischemia. Ora non è tanto il problema quello di alcalinizzare quella zona, perché non è uno che può alcalinizzare in permanenza. Può avere un effetto temporaneo, bisogna arrivare lì sul focolaio, ma non c'è bisogno di questo. Per la melatonina regola la permeabilità dei tessuti, la permeabilità dei vasi sanguigni, gli consente di scambiare. Aumentano notevolmente gli scambi e la circolazione, per cui l'ischemia, la chiusura, quello che mi ha fatto fattore di crescita, poi tumorale, legato all'ischemia, viene superato. Uno degli aspetti tipici che notò mio padre già all'inizio, parliamo degli anni 60, che dando la leucemia in, una, in un leucemico di quel caratteristico colorito, pallido, soprattutto stati avanzati, con un po' di melatonina eh, il colorito arrivava subito, immediatamente. Ma per essersi il colorito non poteva essersi di colpo la produzione tale di globuli rossi e di hemoglobina da cambiare il colorito. Qual era il meccanismo? Era la perfusione dei tessuti. C'è cioè un miglioramento immediato degli scambi della circolazione periferica che si rivelano il colorito. È uno dei primi segni. Certo. Allora è uno dei primi segni per cui interviene come antitumorale andando a riperfondere ma anche a livello antinfiammatorio. Quando si chiude una zona e si formano emboli, per esempio, si altera la circolazione, nello stesso momento la melatonina migliora notevolmente gli scambi ma anche la circolazione, fa danti da aggregante piastrinico. Cioè è più difficile avere delle turbe della circolazione, perché il rivestimento interno dei vasi sanguigni, sotto effetto della melatonina, è come uno specchio, per cui non è ostacoli, non ci sono rucosità all'interno. L'endotelio, che è formato da cellule che fodono i tessuti, essendo così perfettamente liscio, non dà la base per la formazione di microemboli poi diventano trombi, perciò la melatonina ha un ruolo immenso che si estende anche alla perfusione dei tessuti, alla circolazione e l'antiaggregante naturale, rende molto più difficile un evento tromboimbolico, miperfondi i tessuti, li mette in condizione di difendersi molto meglio e attiva a livello immunitario l'interleuquina 2. Per questo alcune università spagnole, tra cui quella di Madrid, il professor Romero Denario, penso che sia di Cattedra, hanno individuato la melatonina recentemente come presidio e particolarmente notevole e importante nella prevenzione e nella cura del coronavirus. I meccanismi sono questi, attivazione della perfusione, scambi, circolazione, antiaggreganti piastrinico, hanno messo in evidenza che una delle cause più gravi di decesso sono microembole a livello polmonare. Questi qua sotto melatonina è enormemente più difficile. Per completare l'opera mi agisce sull'intelligenza che ha un ruolo fondamentale nell'immunità sia antitumorale che antinfettiva. Le molecole della cura di Bella, poiché i retinoidi, vitamina C, vitamina D, melatonina, hanno un ruolo sinergico, funzionano insieme. E insieme hanno un effetto fattoriale, vuol dire non uno più ma uno per. E' documentatissimo in letteratura. Se voi aggiungete... Una sieroproteina del latte come l'isozima e quell'altra che è la latofarina, quell'altra che è l'alfa-lattoalbumina, parliamo di quanto più naturale possa esistere, latte materno. Sono quattro proteine. Se ci mettete la caseina, che è la quinta proteina del latte, sono tutti precursori, questi qua, della melatonina. La caseina si scinde in aminoacidi, triptofano, melatonina mm. e altre. E hanno tutto un ruolo... Fondamentale nell'immunità. Dottore, ma addirittura la melatonina si può utilizzare anche in casi di cistiti, perché? Sì, non è specifica per cistiti. No, no, però... Hanno osservato però che alcuni casi di cistite recidivante sono più frequenti nella donna che ha una retra molto più piccola, molto più corta e si infetta più facilmente per motivi vari. Allora, la melatonina viene metabolizzata nel fegato il fegato viene sintetizzato con un gruppo tiolico, tiomelatonina, tiomelatonina poi viene eliminata attraverso le vie urinarie, nelle vie urinarie è un bel difetto disinfettante, al punto tale, antisettico, che è, è stato collegato la frequenza di cistite ricorrenti alla carenza di melatonina. Molte volte si ottiene un risultato positivo anche a questo livello, perché la tiomelatonina è disinfettante da via urinaria, per cui c'è anche un effetto simpatico collaterale. Conosciamo la melatonina per le sue qualità rispetto al sonno, al, sì. al dormire bene, al dormire profondamente, ma non, è solo per, non ha solo questo effetto. No, non è un sonnifero, non è un ipnotico. E parecchie triptamine agiscono in questo senso, perché ce sono tantissime, anche a livello di alterazione dello stato cognitivo, non la melatonina. Ora, la melatonina agisce sul sonno, primo regolando il ciclo circadiano, regolando il ciclo sonno-veglia, e poi aumentando la soglia dei recettori. Che cosa vuol dire? Quando noi ci addormentiamo eliminiamo tutti gli stimoli esterni, finché arrivano degli stimoli noi facciamo fatica a dormire, ci dobbiamo isolare dall'ambiente esterno, questo consiglia il sonno. Nessuno si addormenta in una gamba in cui c'è un gran fragasso, un gran frastuono, oppure è piena di luci, si spegne la luce. Oppure se c'è molto freddo uno si addormenta, molto caldo fa fatica. Allora dobbiamo cercare un equilibrio. Per cui riceviamo la minor quantità di stimolazioni possibili, proprio ossettive, termine tattiche, dolorifiche, eccetera, eccetera. Ora, Tutte le sensazioni noi le riceviamo attraverso dei recettori, attraverso delle vie nervose che se le trasferiscono. Questi recettori funzionano di più o di meno a seconda di quello che si chiama soglia, sono come i trasduttori dell'energia elettrica, per cui più facilmente basta l'energia elettrica, più naturalmente arriva a destinazione, <coughs> più io aumento la difficoltà, più aumento questa soglia, meno mi arriva. Meratonina funziona così, aumenta notevolmente la soglia dei recettori di ordine globale, per cui si isola molto di più dall'ambiente. Oltre a questo favorisce, favorisce il ritmo circadiano sonno veglia, ma non è un sonifero. Ad alcuni in particolare fa un effetto paradosso di C'è qualcuno raro però con la melatonina non riesce ad addormentarsi, sono varie spiegazioni di questo qua, uno dei meccanismi è questo. Per esempio oh, quale, perché non si dovrebbe addormentare con la melatonina? Dipende dall'assetto fra le, le componenti del sistema nervoso, il colinergico, dopaminergico, l'assetto ormonale, molte volte queste qua sono persone che hanno anche un certo sottofondo come è stato ansioso, come è stato ansioso, depressivo, irritabilità, eccetera, eccetera. In questa situazione si può inserire ma si inserisce poi in un metabolismo molto più complesso a livello soprattutto dell'ipotalamo, a livello ipotalamico. Ma sono casi molto rari. Dicevamo appunto della melatonina come molecola e non come ormone, però c'è un po' di poca chiarezza rispetto a questo tema. C'è molta confusione. Mm, sì, perché? Anche perché, come diceva mio padre, quelli che ne parlano di più c'è stato una locorrea, un vaniloquio sulla melatonina. Sono quelli che hanno meno conoscenze, meno, meno conoscenze di livello sperimentale diretto. Mio padre fece quantità di studi sperimentali e meno esperienza da un punto di vista clinico, meno esperienza da un punto di vista chimico, biochimico, molecolare, sono quelli che ne parlano di più, ne straparlano di più. Allora, primo, hanno enfatizzato l'effetto minimo più trascurabile che il sonno. Di tutti gli effetti a amelodini, meno importante è il sonno, è stato enfatizzato. Subito dopo, meno importante, il ritmo sonno veglia Gli effetti vitali, nel senso letterale del termine, non sono quelli. Sono, Quali sono insieme con altre molecole del nostro organismo realizzare delle condizioni per prolungare il più possibile le condizioni ottimali di salute agendo sul fronte antinfettivo, antitumorale, antidegenerativo. Perché antidegenerativo? Perché interviene sullo stesso ossidativo. Interviene sulla produzione di radicali liberi, interviene sulla circolazione, sugli scambi dei tessuti, ma interviene anche sulla regolazione della senescenza delle cellule. Regolazione della senescenza vuol dire fare arrivare all'interno delle cellule quel patrimonio energetico tale da mantenere in efficienza, ma secondo che cosa? Secondo quello che sono gli equilibri organici prevedibili della vita media di una persona. Nella nostra, nella nostra vita, ci sono degli equilibri tra cellule che nascono e cellule che muoiono, tra cellule che hanno una vita di sana efficienza e cellule che declinano verso la senescenza. Attenzione a un punto: se si blocca la senescenza si favorisce il tumore. Molti tumori cominciano da meccanismi che impediscono alla cellula tumorale di invecchiare. Si chiama immortalazione della cellula. Però da quel punto di vista, quello invece di invecchiare va in tumore, continua la proliferazione. Per cui ci vuole un meccanismo di sorveglianza. Sì. Questi meccanismi di sorveglianza dell'apoptosi che mi dicono quando una cellula deve aver concluso il suo ciclo vitale. Come si attivano questi meccanismi? con questi che meccanismi eh, si attivano con reazioni biologiche diverse, interattive. Attenzione, il nostro organismo non c'è una sola sostanza che fa tutto, c'è un concorso di sostanze. Quindi il nostro organismo lavora per sistemi, non lavora per solo. Lavora per, per sistemi integrati. Mm -hmm. E sono integrati nel tempo, nello spazio, nell'intensità e nella finalità dell'obiettivo. Come del resto la natura. Sì. E, sono e siamo noi esseri umani che abbiamo perso questa visione globale delle cose, e sì, ci stiamo sempre specializzando. Rispetto alla natura, noi abbiamo manifestato, noi, chi gestisce il potere globale e centralizzato, di cui vediamo ogni giorno di gli effetti nefasti sempre più gravi, sempre più inquietanti, come caratteristiche fondamentali l'attuale elite di potere, che impone delle scelte a tutti i livelli, cominciare dall'imposizione delle scelte dell'informazione, della gestione dell'economia, della finanza, delle politiche delle varie nazioni, impone determinate scelte però sono tutte coperte dall'elemento fondamentale del sistema e la perfidia, il secondo l'ipocrisia. Perché ogni porcheria viene sta, coperta da ipocrisia sta facendo accuse pesanti perché? è reale, è nel dato dei fatti ogni giorno è sempre più evidente perché ipocrisia? parlano, straparlano di natura il rispetto della natura ma il rispetto della natura vuol dire rispettare gli elementi base della natura gli elementi base della natura nell'uomo me li dà la fisiologia ma la fisiologia mi fa una distinzione molto ben precisa fra un assetto caratteriale, comportamentale, fisico e sessuale dell'uomo e della donna, Nella natura c'è una distinzione precisa dei sessi. Allora l'attuale impostazione, sempre più spinta, sempre, vuole prescindere dalla fisiologia. La fisiologia non c'entra più, sì. Ma vuole prescindere anche da aspetti etici e anche aspetti di convinzione religiosa, che poi stranamente, fino a un certo punto, coincidono perfettamente con la natura, con la fisiologia. Cioè, continuando a ripetere ipocritamente che si vuole rispettare la natura, poi gli aspetti chiave della vita, della fisiologia, questo viene messo da parte tutto quello che è, natura, che è naturale, che è fisiologico, viene tutto... E se uno osa dire qualche cosa, oggi hanno creato una situazione tale per cui si va nel penale, non bisogna dire che non è fisiologico. In questo contesto, tanto per tornare alla melatonina, ha un enorme, ruolo enorme, perché interviene anche sul differenziamento sessuale della melatonina. Perché interviene, vale diversami... interviene diversamente nell'uomo e nella donna in tempi, e modalità e criteri diversi. L'uomo e la donna perché? hanno un'enorme differenza di carattere, di comportamento psicologico per affrontare le situazioni. L'uomo e la donna interviene sulle gonadotropine. gonadotropine sono ormoni sessuali che non servono soltanto per la riproduzione, per perpetuare la spesa. Servono anche per dare elementi basilari, comportamentali, del carattere che consente poi la sopravvivenza, consente di affrontare l'ambiente, le difficoltà, tutto quello che la vita presenta. In questo l'uomo e la donna hanno due ruoli diversissimi. Non è la, il, le varie affermazioni... Senza significato, stupide, più intelligente, più, più qualità l'uomo o la donna, sono semplicemente diverse e complementari. Diverse, compl devono essere complementari. Ora, nel processo di maturazione, di evoluzione sessuale, di sviluppo della pubertà, la donna ha un, un ruolo fondamentale perché in eh, determinate fasce di età esercita un ruolo vitale in sinergismo con l'ormone della crescita, con i fattori di crescita, con i neurotrasmettitori e con gli ormoni sessuali. Infatti ne abbiamo parlato anche volete... lei nella scorsa puntata quando esatto, facevamo riferimento al sarcoma. Nei sarcomi, nel sarcoma, soprattutto, non, non solo, ma soprattutto nei soggetti che hanno uno sviluppo fisico superiore al normale, cioè persone più alte del normale, più prestanti del normale c'è un eccesso di ormoni della crescita rispetto alla norma. In questi, durante il periodo dello sviluppo, della maturazione sessuale, della pubertà, c'è il picco minimo di melatonina. Perché? Perché in quella fase c'è il picco massimo di ormoni sessuali. Cioè, durante lo sviluppo sessuale, durante la pubertà, la melatonina arriva al minimo. Perché? Perché agisce lì sopra, diversamente dall'uomo alla donna, molto diversamente dall'uomo alla donna, che hanno dei compiti e un assetto, un equilibrio sessuale totalmente diverso, perché la gravidanza porta a termine solo la donna. Per cui la gravidanza è un fenomeno immenso di un'enorme complessità di reazioni metaboliche. Per cui la melatonina agisce diversamente sull'estrogeno, sull'androgeno, sul testosterone, capito? però agisce. Certo. Hanno provato a usare la melatonina come anticoncezionale e neanche in dosi gigantesche ci sono riusciti. <coughs> Può diminuire, diminuisce l'estrogeno, meno il testosterone, meno l'androgeno, ma mai a livello anticoncezionale o mai abbassando in maniera importante la fertilità. Ci ma ha un degli, ruolo lo stesso. Ci sono degli effetti collater collaterali sì. rispetto alla melatonina oppure no? No, non si può avvelenare nessuno con la melatonina, come con la vitamina C. E il primo che la scoprì, Lerner, è un dermatologo americano. Individuò la melatonina, ma lui non cercava la melatonina, cercava un prodotto che agisse sulla pigmentazione della pelle. Mm. Perché eh, gli aveva, cosa attribuito, per la melatonina? aveva attribuito le qualità della melanina la melatonina, sì. Ne diede grammi. Grammi. Un grammo sono mille milligrammi per diversi anni a persone senza mai riscontrare degli effetti tossici. Quante se ne assume, eh, dottore? In una qualità bisogna, bisogna distinguere fra dose terapeutica perché, oltre a una certa dose, non è che facciamo male, semplicemente non serve a niente, non spende soldi per niente, e anche la sonnolenza, in quel senso di ottundimento che alcuni hanno non è che va proporzionalmente di pari passo con la dose, perché se no io aumentando la dose dovrei mandare uno in letargo no. se certo. rappresentiamo su assi cartesiani all'inizio c'è una proporzionalità fra tasso di melatonina e diminuzione dello stato, diciamo così, di attenzione di veglia, oltre un certo limite poi diventa un plateau, diventa parallelo cioè, posso aumentare quanto voglio ma si ferma lì, questo qua noi l'abbiamo sperimentato, come ho avuto modo di dire altre volte, dando a una paziente con un linfosarcoma terminale recidivo, ricoverata all'Ospedale Maggiore di Bologna alcuni decenni fa. Abbiamo somministrato quattro flebo al giorno di melatonina con adenosina, quella melatonina biologica. Ogni flebo 250 mg, quattro al giorno 1000 mg. Dopo un'incisione la paziente è guarita con risposta obiettiva, totale, completa e stabile nell'arco di parecchi anni. Il caso pubblicato è pubblicato e all'interno della nostra pubblicazione sulla melatonina idrosolubile secondo il metodo di Bella. Questo che cosa vi dice? Fate mille milligrammi di melatonina, li fate direttamente in vena, se ci fosse una proporzionalità con la sonnolenza... Andrebbero davvero, davvero assolutamente no. Questo per tranquillizzare chi teme di intossicarsi con la melatonina o meno. Ecco. Ed ora qualche istante di pubblicità, ma restate con noi, torniamo presto. Noi andiamo incontro a periodi che si stanno profilando sempre. Seri per tanti motivi. Dicevo, le, le altissime capacità criminali dell'attuale sistema di potere globale, centralizzato e organizzato, la gente deve imparare a difendersi, soprattutto dall'imposizione coercitiva e autoritaria di linee terapeutiche che possono essere pericolose. Uno degli elementi di difesa può essere la melatonina. Perché? Perché è Perché una molecola. E non è una molecola stabile ma è una molecola che interviene continuamente con un altissimo dinamismo clinico e dinamismo chimico perciò interviene dove c'è bisogno come misura ma con una rapidità che si arriva al miliardesimo di secondo di interruzione del legame con adenosina e melatonina ora può in tanti termini, in tante situazioni, fare fronteggiare situazioni di pericolo, di ordine cancerogeno, di ordine infettivo, perché l'immunità è comune, l'immunità immunità innata, l'immunità adattativa e il complemento che è la parte di attivazione risentono perfettamente dell'azione della melatonina, come quella di una molecola che dà un enorme fastidio al sistema, è stata censurata, non se ne deve parlare. La trasmissione che abbiamo fatto insieme con Telecolor sull'isosima, che ha avuto un'altissima visibilità, è stata subito censurata, oscurata da YouTube perché? Perché mette in evidenza un dato di fatto scientifico documentatissimo e incontestabile che il sistema ha nascosto. Perché uno si deve dire? Tutto quello che non è credito al sistema da un punto di vista finanziario, da un punto di vista del prestigio organizzativo, delle istituzioni che loro hanno creato, questi comitati li creano loro, ma le creano in base a merito di ordine politico, di ordine di lobby, ma impongono delle scelte, ignorando quello che gli fa comodo ignorare il lisozima, che è una molecola base, fa parte del sistema immunitario, attiva il complemento, agisce sull'immunità innata, ha un affetto diretto, documentatissimo, su una quantità enorme di però non si deve dire perché non viene da loro. Vanno a scurare le trasmissioni. Recentemente c'è stato anche un caso rispetto alla clorochina, dottore. clorochina. siamo lì sul clamoroso, ma questo è molto significativo perché vi spiega che questo sistema di potere globale e centralizzato, che esercita in funzione determinante su una quantità di nazioni, fortunatamente non su tutte. Sì. Cina e Russia sono ancora indipendenti, non riescono, anzi faranno dei sistemi loro, fortunatamente speriamo che li facciano al più presto, in sostituzione di quello che serve al sistema per orientare le scelte. I loro mezzi di informazione quali sono Wikipedia, YouTube, Google e Facebook. Sono perfettamente conformi e coerenti nell'oscurare, nel censurare tutto quello che non è credibile al sistema. Ora, in questo contesto, parlare di molecole, di cui è documentatissimo un ruolo fondamentale, come la melatonina che non viene usata ancora in oncologia, questo è uno degli aspetti più gravi, non viene usata in oncologia. Perché non viene usata? Questo nonostante bisogna a loro. Bisogna nonostante ci sono ehm, diversi articoli anche sul, sulle dico, banche su cosa, mondiali eh, andate, che attestano la, val la validità della melatonina. Se andate sulla massima banca dati biomedica, come abbiamo detto tante volte, pubmed.gov, pubblicazioni mediche.governative, Andate sul sito finché se lo lasciano, perché siamo in una fase di censura esagitata adesso. Sta cercando di chiudere tutta una serie di siti di trasmissione su YouTube. Finché rimarrà attivo il sito Metodo di Bella, ci sono i riferimenti a pubblicazioni sulle banche dati mondiali ufficiali. In questi riferimenti, naturalmente, c'è melatonina. Allora, se si va lì sopra, Pubamed.gov oppure l'altra banca dati che è più precisa e più professionale, ma è chiarissima, Razer Ponte da Ricerca, dice un dato importantissimo. Una delle pubblicazioni che ha fatto la nostra fondazione è, si chiama Melatonin Anticancer. La trovate su PubMed, <coughs> la trovate su Razer Gate e una delle pubblicazioni. Sulla melatonina, più citati in tutto il mondo da altri autori. E' riportati in decine e decine di pubblicazioni sulla melatonina, ma per quale motivo? Primo perché in assoluto ha avuto la priorità di documentare a livello biochimico e a livello molecolare l'effetto fondamentale antitumorale della melatonina come prevenzione, come cura, come antinfettiva, come antidesenerativa, antiradicali liberi. Ruolo fondamentale: Crase Matici dinamica mitolare, perfusione degli stessuti, aggregazione piastrinica. Lavoro fondamentale, è uno dei più citati in assoluto in tutto il mondo in riviste scientifiche specializzate. Ma perché? Perché la primo, il primo riconosce il metodo e il merito della priorità assoluta del professor Di Bello in questo ruolo fondamentale. Secondo, perché spiega come questa sostanza ha un ruolo moltiplicato, attivato, esponenziale e fattoriale insieme a che cosa? Agli altri componenti del metodo. Per cui, in questa pubblicazione, Melatonina anticancer, l'ho trovato ormai in tutte le banche dati, uno dei più citati sulla melatonina, c'è in maniera incontestabile, su un piano scientifico, un ruolo primario, antitumorale, antinvecchiamento, antinfettivo. In sinergismo. E moltiplicato dall'uso con gli altri componenti del metodo. La gravità della situazione di oggi, con queste conferme scientifiche ufficiali, non viene usata in oncologia. Mm. Perché, dottore, perché non viene utilizzata? Perché chi gestisce il potere tende a impostare delle linee guida secondo quelle che sono i loro interessi, perché loro vogliono avere, indipendentemente da un enorme profitto economico, vogliono, pretendono di gestire a livello di monopolio la vita e la salute della gente lei l'ha definito un capitalismo farmaceutico non si, non si deve entrare cioè nella gestione della salute nella gestione del farmaco nella ricerca scientifica se non viene da questi centri di potere da queste elite globali che gestiscono farmaco informazione finanza, commercio se non viene da loro viene censurato, viene accantonato si fa disinformazione pagano addirittura tutte le serie di personaggi pagano bene, abbiamo visto circa 5.000 euro perché questi atteggiandosi ai ricercatori della verità e individuano tutta una serie di fake news servono a loro per indicare come fake news quelle che invece sono verità da nascondere, arrivano fino a questo punto allora ruota la della melatonina. perché dà fastidio? Primo, da un punto di vista commerciale, gli creerebbe un calo importante del fatturato. Secondo, non viene da loro. Tutto quello che non viene da loro viene censurato perché gli fa perdere prestigio, gli fa perdere autorità scientifica, gli fa perdere autorità politica, gli fa perdere autorità morale. Perché nelle commissioni che loro indicano, in base a burocrati eletti dal partito, e gli eletti dal partito sono eletti da loro nel nostro sistema democratico, c'è praticamente un circolo chiuso per cui loro eleggono i vertici di varie istituzioni sanitarie, nei vertici che mettono persone che sono coerenti con il loro sistema di potere, quali mettono da parte queste sostanze. Allora non si deve parlare di melatonina, non si deve parlare di risozima, non si deve parlare di somatostatina, non solo, ma stanno facendo un percorso... Di una gravità drammatica e crescente. Il pericolo che corre la gente ancora non l'ha percepito. Ne approfitto dell'occasione per dare notizie ad uno degli aspetti più tragici, più drammatici. Si è arrivati al punto che una delle massime riviste mondiali, Lancet, tra le altre cose, le multinazionali si stanno comprando tutte le testate più importanti ha pubblicato un falso clamoroso, evidentissimo, per un medico che si è ancora dotato di capacità di ragionamento, di ragionamento e di conoscenze, quel minimo di conoscenze, di esperienza clinica, hanno pubblicato qualche cosa che non aveva senso comune. L'Ansa cosa ha pubblicato? Che la clorochina, usata con successo da tanti medici di base insieme con l'acetrosina per curare malati di virus, covid, con ottimi successi a casa, clorochina, addirittura cosa viene fuori? Che è più pericolosa, ha fatto più morti la clorochina del virus. Ma la clorochina non si utilizza anche per altre malattie? Da un tipo secolo. Il, lu, il lupus, l'artrite. Sì. Da un secolo eh, si usa per la, la malaria. malaria. Senza tossicità. Eh. Ed è l'unica che funziona bene la malaria. Non solo, ma nel lupus, malattie autoimmuni, malattie desiderate. Si conosce perfettamente. però non era assolutamente credibile. Ci sono effetti collaterali sulla clorochina. Nei prodotti, nelle ecotose che si danno, non è stato riscontrato nessun effetto collaterale. Morale, cosa è successo? Rivista mondiale a top, storica, pubblica un falso clamoroso. Dopo due secondi l'Organizzazione Mondiale della Sanità lo avvalla immediatamente, dice via la clorochina. Dopo un altro secondo l'Agenzia Italiana del Farmaco, via la clorochina. Ma non ci voleva niente per capire che era un falso. Una quantità di medici hanno scritto agli ospedali che la rivista avrebbe consultato per fare la statistica. Hanno scoperto il falso, hanno detto di avere consultato degli ospedali, in base a questo hanno fatto la statistica di 98.000 pazienti. Questi ospedali hanno negato di essere stati contattati da Lancet, cioè hanno inventato tutto in parole povere. Allora, è, gente, un molto grave, dottore. è un dato di fatto. Questa gente che ha il controllo di istituzioni sanitarie mondiali, di istituzioni sanitarie nazionali, mi avvalo un falso evidentissimo e clamoroso. Per togliere di mezzo una molecola fondamentale conosciuta da un secolo, perché, ci deve essere un perché no? Una rivista così perché pubblica un falso di quella portata lì smettito su è andato a il di popolo perché dà fastidio. Clorochina non viene da loro, ma siccome hanno rastrellato una quantità immensa di capitali, le, i nostri politici hanno regalato a questi signori che stanno programmando, hanno una società per programmare un futuro ipotetico miracoloso vaccino per il virus, gli hanno già dato non so se 280 milioni di euro per questo famoso vaccino. Allora tutto quello che può mettere in crisi può essere un'alternativa a questo vaccino, ha tolto di mezzo, per cui la clorogina non si deve neanche nominare, dice che è più pericolosa del virus. Per lo stesso concetto... YouTube ha oscurato tutte le trasmissioni che ha fatto la prima radio italiana, Radio Radio, con 18 milioni di visualizzazioni, di scienziati fondamentali che hanno autorità ed esperienza per parlare come Tarro, che ha un curriculum è un'enciclopedia, ha ricevuto dagli Stati Uniti il premio come primo più virologo, cosa hanno detto? Tarro, il professor De Donno, il... Ehm... Montagnetti. Montagnier, che tra altre cose è, è un Nobel. Il professore di Milano, come si chiama? Griller, il, um, comunque, hanno detto quello che si sa si strasa ed è ovvio che il siero ipermone è già un mezzo particolarmente efficace, non solo che un virus come questo coronavirus ha un'altissima mutabilità perciò la prima mutazione questo fantomatico ipotetico futuro vaccino non serve un cavolo di niente però qual è il pericolo? che con un terrore che hanno creato con una disinformazione nascondendo tutto quello che può essere utile a retinoide, melatonina ehm, l'isozima, clorochina C, rimane solo Famoso, ipotetico, fantomatico, futuro, la pietra filosofale del vaccino a prezzi astronomici. Però, qual è, <coughs> come ha scritto un bel articolo mio fratello, l'asino di Troia. Una volta cercava di questo, è l'asino di Troia, con la scusa del terrore che hanno instillato una quantità di gente. Col terrore li portano dove vogliono, hanno praticamente ipnotizzato, plagiato e irretito un sacco di gente. Con questo terrore glielo impongono, accettano tutti, come una massa bovina che si fa portare a macello, per cui gli faranno fare questo vaccino. Cos'hanno detto Tarro, Montagnieri, ricercatori? Per fare un vaccino serio, che non sia autossico, va sperimentato per anni e deve avere una ragione. Se io devo fare un vaccino su un germe come quello della poliomielite che è stabile, sulla difterite, che è stabile, ha senso comune perché mi dà una risposta stabile. Ma se lo faccio su un germico come quello dell'influenza mi può fare 4-5 mutazioni all'anno, una mobilitazione mondiale di capitali immensi e rastrellare capitali a ah, che cosa serve? Perciò questo, insieme al fatto gravissimo dell'oscuramento da parte di YouTube di tutte le trasmissioni su questo tema di Radio e Radio con 18 milioni di visualizzazioni. L'oscuramento della trasmissione da parte di YouTube di telecolor sulla lisozima che è stato eseguitissimo, dovrebbero suonare come campanello d'allarme, vedere se qualcuno si sveglia da questa ipnosi, da questo letargo indotto, perché il momento è pericolosissimo, per questi imporranno delle scelte autoritarie. Come possiamo fare a tutela, nella tutela della nostra persona? Dare il più possibile alla gente informazioni, portarle a ragionare sul dato di fatto, sulla gravità di lesioni, di lesioni che non si sono mai state fatte nella storia recente. Ci si sta abitando in negativa, in maniera gravissima, non ci sono precedenti di oscuramento di un parere diverso di ordine clinico, di ordine scientifico. Va oscurato, va chiuso, non si deve dire, eccetera. Oltretutto hanno bloccato i radio radio con cose infamanti che non hanno senso comune, non hanno documentazione, non hanno niente. Allora, tornate a melatonina: è una molecola multiruolo, è vitale, non è tossica, è naturale ed è biologica. Va addirittura a comporre, concorre a comporre il DNA, perché la melatonina mi va a portare la dinosina al DNA mi regola la sopravvivenza e mi attiva la sopravvivenza delle cellule sane, mi porta alla fine e all'apoptosi della cellula tumorale, ma l'effetto antitumorale della melatonina non è uno. È una raffica di effetti antitumorale, non è un effetto antitumorale. Certo, la è, molti melatonina. è moltiplicato l'effetto, non è? Allora, melatonina con adenosina biologica del professor Di Bello. Che troviamo in alcune farmacie, non in tutte. In alcune e... farmacie, se telefonate alla fondazione ve lo dicono, se guardate il sito ve lo dicono. Allora, perché è importante? Passa dappertutto, con o senza recettore, in tutto l'organismo, funziona al 100% e immediatamente attiva tutte le reazioni a melatonina. Allora, ogni cellula ha una membrana cellulare, queste membrane cellulari ci sono come delle serrature dei punti. La melatonina non ne ha bisogno, perché la melatonina con l'adenosina ha i suoi recettori sulla membrana, mentre lo stesso con o senza recettori. Bene. Nei recettori che cosa attiva? Attiva delle reazioni che sono sorprendentemente simili, straordinariamente simili a quella della somatostatina. Mi vado ad attivare il blocco dei secondi messaggeri, l'adenosina trifosfato per esempio, l'AMP ciclico oppure tutte quante le reazioni che mi portano a una proliferazione, in pratica mi va a inibire il trasferimento di energia dalla membrana della cellula al nucleo. A che cosa mi serve questa energia? Alla moltiplicazione cellulare, alla moltiplicazione del DNA. Allora, mi passa attraverso la membrana, mi attiva queste reazioni che sono coerenti con quelli della fosfatasi fatte da ciamodostina, perché mi blocca il secondo messaggero, il mp ciclico. Cioè, mi manca un passaggio, un, un tassello importante perché il si moltiplica. Ma mi va a inibire dentro la cellula la melatonina, mi va a inibire la calmodulina. Cos'è la calmodulina? Mi regola la quantità di calcio dentro la cellula tumorale. Ma più è basso il calcio nella cellula tumorale, meno prolifera. Perciò un altro meccanismo della melatonina, quale melatonina? Melatonina adenosina. Mm. Terzo meccanismo. È un'apoptosi intrinseca. Cos'è l'apoptosi? È la fine normale della cellula. Ogni cellula ha un ritmo vitale, nasce invecchia e muore. Se la tumorale no, con la prima mutazione blocca la senescenza, non muore. Gli arriva dentro la melatonina. Cosa fa la melatonina? va a livello dei mitocondri, cosa sono i mitocondri? Sono degli organuli dentro la cellula, hanno funzioni vitali, tra cui la regolazione, oltre ad avere un DNA anche a livello, perciò regolano il codice della vita, l'informazione genetica, ma mi regola il metabolismo energetico. La melatonina a livello dei mitocondri mi attiva delle reazioni proteolitiche. Spaccano le proteine si chiamano caspasi. Mi arriva la caspasi 8. Cosa fa la caspasi 8? Mi induce forzatamente un invecchiamento del serato morale. Invece di continuare a proliferare, la induce a concludere il suo ciclo vitale. Ma sempre dentro le cellule mi agisce su tre reazioni gravi. Queste tre reazioni hanno un ruolo vitale nello stesso ossidativo, nella produzione di radicali liberi. Allora parliamo attivazione tumorale dei radicali liberi, malattie degenerative, invecchiamento, cosa fa? Superossido dismutasi, catalasi e glutation trasmutasi. Queste tre reazioni sono il cardine di tutto quanto lo stesso ossidativo, sulla gestione dello stesso ossidativo, la fame la tonina, agisce su tutte e tre. Se voi la usate con i retinoidi che passano attraverso la membrana perché hanno i recettori, con la vitamina D che passano attraverso la membrana, queste tre reazioni, catalasi, superossido, dismutasi, glutatione e trasferasi, sono portate a zero, stress ossidativo zero. Ma stress ossidativo è una valanga di reazioni, che cosa mi dà? Tumori, alterazione, invecchiamento, stati degenerativi. A questo punto si capisce che l'importanza biologica nell'equilibrio. Biolo nella, nella omeostasi praticamente è immensa. Non è il sonno, non è il ritmo sonno veglia. Sono immense. Quello è l'effetto diciamo, più blando di, del, della riposia. Ma nell'economia biologica ha un ruolo vitale che è importante perché certo. mi oscilla da quello di regolazione endocrina, quello dell'invecchiamento a quello della perfusione dei tessuti, de al allora si, si può assumere solo la melatonina o non ha senso? Si può assumere solo la melatonina o, è, o non ha senso? No, è ovvio che si può assumere, però ha un effetto più limitato rispetto all'assunzione con altri prodotti che ne moltiplicano e estendono l'attività. E a che età si può iniziare? <coughs> si può incominciare, dunque nei bambini, soltanto se ci sono dei motivi, bambini imperativi iperagitati così oppure di grandissima fragilità allora quella quantità minima dei bambini si può dare anche mezzo milligrammo insieme con i retinoidi dati in quantità eh, dei decimali cosa vuol dire peso il bambino divido il peso per 10 quello che mi viene fuori è la quantità in ml centimetri cubici che io gli posso dare mattina a di giorno un bambino di 10 kg 1 ml 20 kg se insieme con questo gli do la vitamina D, gli do la vitamina C. Se è necessario, se è indispensabile, se parliamo di bambini iperattivi, agitati, che do, solo in quel caso nei bambini, gli do una piccola frazione. Io ho fatto un'esperienza, perché ormai faccio il medico da 55 anni, ho sommato l'esperienza di mio padre che mi ha sognato. È una regola che difficilmente è eccezionale. Il bambino fragile si ammala continuamente, plurivaccinati ogni due secondi si ammalano. Bene, sotto questo effetto, gradualmente, regolarmente, hanno una diminuzione altamente sensibile ed evidente di ricadute, mm. non solo, ma crescono meglio, perché hanno una crescita spinta come crescita, perché gli unici prodotti non ormonali che spingono alla crescita senza rischi sono i retinoidi. Per cui i retinoidi mi migliora la crescita del bambino, però la crescita ordinata, organica, crescono di più e crescono meglio, è una crescita coordinata, perché i retinoidi, come la melatonina, hanno un effetto spettacolare. È quella pietra filosofale che ancora l'oncologia cerca, ce l'ha sotto il naso ma non la vede. Retinoidi e melatonina. Sono gli antitumorali per eccellenza fisiologici, biologici, che hanno un effetto differenziale sulla cellula tumorale: hanno un effetto di inibizione, creano difficoltà, hanno effetto differenziante, antimutazione. Mutazione è l'effetto più insidioso più pericoloso della cellula tumorale. Mentre sulle cellule, diciamo, normali. li attivano la vita, vita. Mm. La cellula sana è più attiva e più resistente. Mi migliora la crescita della cellula sana. Nello stesso momento in cui mi inibisce con la cellula tumorale, ma per quale motivo ancora l'oncologia non li usa? Per quale motivo vengono censurati? Per quale motivo, se se ne parla, le rispettive trasmissioni vengono oscurate? Io invito a una riflessione sulla gravità del momento che viviamo, sulla libertà di informazione, sulla libertà di ricerca scientifica, sulla libertà di terapia. Dottore, dicevamo, eh, si, può, eh, si può somministrare ai bambini la melatonina in casi specifici, in casi particolari, diversamente anche... Dopo la pubertà, dopo lo sviluppo. Dopo lo sviluppo. Questo perché? Perché comunque incide sui su bene, interviene, interviene sulle gonadotropine, interviene sull'estrogeno, interviene anche sulla prolatina e questo è altamente positivo. Per cui se c'è da fare una prevenzione antitumorale... Per esempio una donna con un seno molto denso, un seno fibroso, un seno fibrosistico, cioè un adenofibromo del seno. Diciamo, c'è qualcuna delle zone di calcificazione del seno, qualcuna di quelle situazioni che possono predisporre a uno sviluppo neoplastico. Lì la melatonina ha un ruolo importantissimo, perché se c'è l'estrogeno un po' più basso non mi fa comodo. L'estrogeno è un indittore tumorale, tumore della mammella, un classico. e... Donne che fanno terapia anticoncezionale con estrogeno hanno un'alta induzione di tumore del seno. Una donna anziana che fa terapia sostitutiva ha un alto indice perché si prende l'estrogeno. Se lo tengo un po' più calmerato è meglio. Contemporaneamente la melatonina mi abbassa considerevolmente la prolattina, che ha un ruolo gravemente negativo. Quindi una molecola davvero È una molecola multifattoriale, ubiquitaria, Interviene sulle principali reazioni vitali con un tempismo incredibile, cioè nell'economia globale dell'organismo, ha un suo ruolo particolarmente attivo, e in base anche a tutte le reazioni in cui può intervenire, alla rapidità, all'estensione e alla capacità che, ho, che ha un individuo di avere un certo quantitativo di melatonina direttamente si può fare un rapporto tra la predisposizione di una persona di ammalarsi di un tumore in base anche, non solo, eh, ma in base anche alla disponibilità sierica di melatonina. È uno degli elementi, campo elettromagnetico, certo. può favorire il tumore abbassando melatonina nel sangue. Ci sono i cinque sì, ci vuole più melatonina, però questo è dimostrato. E uno, malgrado la falsificazione, Interessato ovviamente della ricerca scientifica sui campi elettromagnetici. Hanno pagato un sacco di gente per dire il falso, come hanno pagato, come è venuto fuori il falso la clorochina, Ma un particolare non riescono a smentirlo. Il campo elettromagnetico abbassa la melatonina nel sangue e non riescono a smentire il dato matematico che la predisposizione di una persona per il tumore. E direttamente il rapporto con la carenza di melatonina. Meno melatonina, qual è una delle dimostrazioni più, più semplici? Col progredire dell'età abbiamo sempre meno melatonina. Con che cosa coincide? Stato degenerativo, fragilità dell'anziano, predisposizione per tumore, declino della melatonina. Grazie dottore, <coughs> grazie, grazie per, questa, per questa puntata davvero intensa e dedicata alla melatonina che sì. avevamo già trattato eh, un po' di tempo fa, ma è, è sempre bene ricordare sì. il valore di questa molecola. Il ruolo fondamentale. Sì. Grazie dottore e grazie a voi per grazie averci voi. seguito.